Dunque, Instant Focus è il momento dell'approfondimento di questa mattina e ci concentriamo, come potete anche osservare dal nostro titolo, sulla gestione del passaggio generazionale. Di cosa parliamo? Parliamo di un aspetto importante che riguarda le aziende italiane e non soltanto, quando si trovano a dover gestire il passaggio del testimone e quindi spesso, come accade, generazionale. L'esito non è sempre dei migliori, e questo insomma viene riportato anche da diverse ricerche, non gestiti adeguatamente, e da questo punto di vista insomma proveremo un po' a capire quali sono i motivi di questo esito critico della transizione insomma da diciamo una generazione all'altra, e come si può agire insomma per migliorare e per fare in modo che insomma l'azienda non subisca magari dei rallentamenti, dei momenti insomma in cui c'è un ribasso, diciamo così, della produzione o comunque del proprio lavoro in questa fase così delicata. E allora io do il benvenuto e ringrazio per essere qui con noi a Gianandrea Oberregelsbacher, amministratore delegato Studio Temporary Manager. Buongiorno Gianandrea. Buongiorno a voi telespettatori. Buongiorno. Allora, partiamo proprio dalle basi e quindi cerchiamo di capire esattamente di cosa parliamo quando parliamo di passaggio generazionale nelle imprese. Gianandrea. Eccoci, allora, il passaggio generazionale è quel momento storico all'interno dell'azienda in cui il fondatore o il titolare dell'azienda in quel momento passa il testimone al figlio o ai figli. È un momento critico all'interno dell'azienda perché c'è un cambio che deve essere ben gestito. La maggior parte dei dipendenti sono stati assunti dal titolare, dal fondatore, e quindi è molto importante che venga tutto programmato per tempo e gestito nella maniera migliore. Eh sì, anche perché comunque si tratta poi anche di tramandare non solo l'impresa e la gestione dell'impresa, ma insomma anche la fiducia che coloro i quali appunto sono stati assunti dal proprietario possano in qualche modo mantenerla tale, alta, anche nei confronti del figlio insomma o degli eredi in questo senso. E allora, come mai insomma lo stato di salute dell'impresa, una volta che avviene il passaggio, non è così, insomma, leggevo che l'esito spesso è critico, quindi qual è davvero lo stato di salute dell'impresa e come mai, se veramente insomma la situazione è quella che ho anticipato in avvio di diretta? Sì, le statistiche sono abbastanza impietose, diciamo che impietose. In un terzo delle aziende dopo il passaggio nazionale la situazione dei conti peggiora e nel 40% dei casi peggiorano i rapporti tra il figlio o i figli, diciamo chi è subentrato nel passaggio nazionale al padre, normalmente al padre o alla madre, insomma al titolare dell'azienda. C'è da dire anche che statisticamente fatte 10 le aziende che partono dai nonni, diciamo, ai nipoti arrivano solo 2 aziende, quindi sopravvivono 2 aziende a 2 passaggi generazionali. Questo testimonia che è un momento molto critico nella storia di un'azienda e va gestito molto bene, non preso sotto gamba. Molto spesso il passaggio generazionale viene gestito in maniera quasi automatica: sei mio figlio e quindi ti passo l'azienda. Ma molto spesso i figli non sono così appassionati come il padre, magari hanno altre inclinazioni. Abbiamo un esempio di un'azienda, per esempio metalmeccanica pesante qui a Verona, dove c'erano 2 ragazze stupende che erano le figlie del titolare, ma una voleva fare la ballerina, una voleva fare l'attrice, per esempio. Ecco, quindi in quel caso il padre ha messo dei manager a gestire l'azienda e le figlie come azioniste partecipano assemblee, insomma, e si dividono gli utili, visto che l'azienda che va bene. Giustamente. Non è sempre così, insomma, ci sono molti ragazzi in gamba, ovviamente, però anche nel caso in cui ci sono ragazzi in gamba, se il passaggio generazionale non viene fatto correttamente, è molto pericoloso. Assistiamo, per esempio, in alcuni casi a ragazzi che escono magari da università prestigiose, come la Bocconi a Milano,
e vengono inseriti in azienda come direttori generali, senza avere nessuna esperienza per gestire un'azienda. Quindi tutto questo è molto mal visto anche dai dipendenti, che magari sono lì da 20-30 anni e vedono un ragazzo magari di 25-26 anni che inizia a gestire l'azienda senza averne le capacità. Quindi la cosa ideale è innanzitutto che un figlio lavori 1-2 anni in un'altra azienda e non subito nell'azienda del padre. Questo è molto importante perché capisce le relazioni tra dipendenti, tra proprietà. E poi l'inserimento all'interno dell'azienda deve essere molto oculato, gestito molto bene. Il temporary manager, diciamo, è la figura ideale per aiutare il passaggio generazionale, perché fa da ponte fra la vecchia e la nuova generazione e quindi aiuta il figlio a entrare gradatamente, a prendersi responsabilità appena ne è capace, e quindi tutto questo si riflette positivamente sull'azienda. I dipendenti vedono una situazione di passaggio generazionale gestita bene, questo aiuta molto a far sì che l'azienda non abbia ripercussioni. Più solidità evidentemente, insomma, al passaggio di testimone. Hai già, diciamo, tirato fuori appunto quella che potrebbe essere la figura chiave per la, diciamo, conclusione virtuosa del passaggio generazionale. Prima volevo dare qualche dato che peraltro, insomma, avete fornito proprio voi di Studio Temporary Manager attraverso i dati dell'Istat. Il 75,2% delle imprese con oltre 3 addetti, e quindi si parla di oltre 777.000 aziende, è controllata da una persona fisica o da una famiglia. Oltre un quinto di queste, attorno al 20%, tra il 2013 e il 2023, quindi guardiamo anche un po' in ottica futura, ha affrontato o affronterà il passaggio del testimone, fase delicata in quanto alla terza generazione, ce lo anticipava Gianandrea poco fa, sopravvive solo il 15-20% delle aziende. Le motivazioni principali per cui avviene questo passaggio di testimone sono solamente diciamo legati all'età, magari, insomma, l'imprenditore a capo dell'azienda ha superato i 70 anni e quindi anche proprio a livello di voglie e di energie cede il passo, oppure ci sono anche altri casi magari singolari, particolari? Sì, allora, diciamo, l'imprenditore, usando un po' la battuta, si sente un po' immortale, non vorrebbe cedere il passo mai. Ok. Quindi assistiamo anche all'interno dei passaggi generazionali che sono in fieri, che sono in itinere, e l'imprenditore rimane il suo ufficio, rimane spesso anche in maniera così, non cedendo veramente il passo ai figli. Quindi assistiamo anche imprenditori di 80 anni che sono in sella e comandano ancora all'interno delle aziende. Ecco, quindi normalmente dopo i 60 anni l'imprenditore dovrebbe iniziare a pianificare, qualora ci siano appunto i figli già in età matura, diciamo, per iniziare a lavorare, un passaggio nazionale ben studiato fin dall'inizio, soprattutto quando ci sono 2-3 figli, perché se per esempio tutti e tre i figli fanno economia e commercio, avremo, e sono appassionati di aspetti economico-finanziari, avremo 3 competitors nello stesso ufficio. Ecco, quindi riuscire a pianificare anche il percorso di studi dei ragazzi, magari seguendo un po' le loro inclinazioni, ma idealmente se ci sono 3 figli e uno ha una professione un po' più tecnica, l'altra più sul mondo finance, e un altro più sugli aspetti commerciali, questo sarebbe l'ideale, in modo da presidiare le divisioni più importanti dell'azienda e averla sotto controllo per il futuro. Ecco, quindi anche partire da lì è molto importante. Gli imprenditori, ci sono imprenditori che vogliono smarcarsi, vogliono andare a giocare a golf, vogliono andare in vacanza, vogliono godersi un po' quello che hanno costruito nella vita, ma sono veramente pochi e cedono veramente il passo quando si fidano, dopo diversi anni, quando si fidano che i figli possono gestire l'azienda anche in sua assenza. E un altro dato interessante che va proprio in questa direzione, insomma, 4 imprenditori su 10 continuano a entrare nelle scelte aziendali in modo importante, il 33% in modo saltuario, difficilmente l'imprenditore in pensione lascia totalmente, come diceva Gianandrea, la guida dell'azienda al suo successore. Dunque, a questo punto torno
diciamo sul nostro tema del passaggio generazionale. Un po' l'abbiamo anticipato poco fa. Il modo, diciamo, più semplice e più consigliato per migliorare questa gestione e se ci sono dei passaggi intermedi, insomma, all'interno della gestione, appunto, di questa fase di transizione in cui, volenti o nolenti, il passaggio del testimone avviene in maniera più o meno completa. Sì, allora, come dicevamo prima, l'ideale è che i ragazzi lavorino uno o due anni in un'altra azienda prima di entrare. Appena entrati in azienda, la cosa ideale è che lavorino qualche giorno in ogni divisione dell'azienda, in modo da conoscere tutte le persone che il padre ha assunto in passato, capire cosa fanno, di cosa si occupano e quanto possono essere utili a lui in futuro. Dal centralino all'ufficio tecnico, alla produzione commerciale, eccetera, eccetera. Anche perché l'imprenditore deve comunque prendere decisioni, deve comunque conoscere le persone, quello che fanno, e capire anche dove si può migliorare. È un ragazzo giovane, ovviamente, che ha studiato magari in un'università prestigiosa, può avere delle idee che possono essere molto interessanti, e abbiamo alcuni casi di figli di imprenditori che hanno fatto svoltare anche le aziende rispetto al passato, soprattutto quando il genitore è un po' anziano, avanti con gli anni, e magari o non parla le lingue straniere o usa poco il computer. Ci sono ancora di questi casi in azienda, soprattutto chi ha fondato l'azienda negli anni 60, 70, 80, che oggi ovviamente ha 70, 80 anni. È chiaro che un figlio molto in gamba, ben moderato ovviamente, può far crescere anche l'azienda in maniera interessante. Ecco, quindi ci sono tanti casi virtuosi che noi seguiamo. È importante creare anche un percorso di entrata in azienda giusto, corretto. Un business plan, per esempio, aiuta a far capire, qualora uno dei figli prenda in mano una divisione dell'azienda, anche dal punto di vista numerico, i risultati che lui sta portando con le sue nuove idee, eccetera. Ecco, quindi è molto importante che tutto sia controllato, che ci sia un esperto ad aiutare questo, perché il passaggio generazionale è una cosa dove non c'è una Bibbia, non c'è un memorandum, è una cosa che succede solamente una volta nel passaggio tra le due generazioni. Quindi tutti sono impreparati, sia i figli che entrano che il titolare dell'azienda che deve gestirlo al meglio. Quindi avere manager esperti al fianco, che hanno fatte decine e decine nella loro vita professionale e che fanno appunto da ponte, da bridge tra il figlio e il padre, aiuta a far entrare il ragazzo in maniera con responsabilità crescente, nella maniera ottimale, facendosi ben volere dai dipendenti e quindi creando il passaggio generazionale ideale, che di volta in volta va studiato sulle persone, perché sulle persone che lo devono compiere, perché molto spesso entrano in campo problemi irrazionali che non hanno a che fare col business, hanno a che fare magari con la famiglia, con magari familiari, litigi storici anche tra fratelli, che vanno ben gestiti dando a ognuno dei vari figli delle responsabilità molto ben specifiche, insomma, delle quali poi devono rispondere il CDA di fronte al padre, al manager e gli eventuali consulenti presenti in azienda. Mi incuriosisce un aspetto di questo, insomma, di questo argomento che stiamo trattando. Abbiamo anche detto in qualche modo quali sono, no, anche i motivi del passaggio, ma casi in cui sono i figli stessi che mettono pressione ai propri padri o comunque al proprio parente per far sì che, insomma, l'intero, non voglio chiamarlo giocattolo perché non è adeguato, ma insomma l'intera azienda passi nelle sue mani, insomma ci sono, è una situazione ancora più delicata da gestire, o magari lo fanno tendenzialmente qualche volta anche con una buona dose di ragione, Gian Andrea? Allora, hanno una buona dose di ragione quando il titolare ancora 80 anni vuole continuare a lavorare. Ecco, questo è il problema, insomma, quando i figli magari iniziano ad avere 30, 45, 40 anni e il padre non vuole mollare l'osso. questo è il problema. Ci sono i casi negativi in cui i figli guardano soprattutto all'aspetto economico e al potere che possono esercitare, quindi una pressione esagerata da parte di questi ragazzi molto più interessati al denaro che all'azienda e che magari non hanno la stessa passione del padre. Queste sono situazioni negative che vanno
ben gestite. Allo stesso tempo, quando il padre non molla, ancora più importante l'intervento di un esperto, di un temporary manager che può aiutare a fargli capire quanto è importante che i ragazzi crescano o gli uomini, magari in quel momento, iniziano a crescere delle responsabilità perché non siamo immortali. Il Covid purtroppo ha falcidiato, insomma, persone avanti con gli anni, e molti di questi erano imprenditori, le si sono trovate dalla mattina alla sera senza la guida. Ecco, quindi è importante pianificare tutto questo anche per questo motivo, per il bene dell'azienda. Il bene dell'azienda l'imprenditore anziano la capisce, perché spesso l'azienda è il suo vero baby, l'ha costruita lui, l'ha fondata lui, e quindi ecco, il manager aiuta a fare capire queste cose. Quindi deve essere super partner, non deve mai avere avuto rapporti precedenti in azienda, né col padre, né con i figli, con la famiglia, eccetera. Quindi normalmente il consulente che normalmente lavora in azienda non è la persona ideale, perché se è l'uomo del padre, i figli non lo riconoscono. Se invece il manager è chiamato ancora meglio dai figli, o comunque dal padre dei figli, per aiutare a gestire il passaggio generazionale, è la figura ideale, perché sarà riconosciuta da tutti come super parte, si lavorerà solo nell'interesse dell'azienda, perché il passaggio nazionale si compia con successo. E qui, insomma, anche all'interno del sito temporarymanager.info ci sono alcune informazioni. Il tasso di sopravvivenza di cui si parlava alla terza generazione, che è del 20%, nonno, papà, figlio, e poi anche tutta una serie di situazioni all'interno del sondaggio qui da Istat, ma anche attraverso un libro che adesso di cui adesso faremo menzione, in cui si parla, insomma, del numero di dipendenti coinvolti nel fenomeno del passaggio generazionale: 11 milioni, imprese familiari coinvolte annualmente nel processo sono 66 mila, quindi è una cifra piuttosto alto. Presenza dei membri della famiglia nel management di imprese al 70%, imprenditori con più di 60 anni sono il 43%, e poi, insomma, imprenditori che considerano il passaggio generazionale come fase critica da gestire, 80%. Mi pare di aver capito che l'aspetto del fatto che il manager debba essere esterno e non debba essere, diciamo, amico, conoscente né del padre né del figlio, e soprattutto che il figlio abbia un'esperienza fuori dall'azienda, e quindi l'estraneità del figlio nell'introduzione nell'impresa e del manager che poi lo accompagnerà, sia fondamentale. E sono aspetti, Gian Andrea, torno da te, osservati e trattati all'interno anche del libro Come gestire il passaggio generazionale, che hai realizzato insomma qualche anno fa. Sì, questo è il mio quarto libro sul temporary management, ed è forse il più bello, perché è anche il più difficile, perché per le componenti razionali di cui parlavamo prima. Sì. Infatti il libro affronta tutte le tematiche, dagli aspetti psicologici alla gestione, appunto, del business plan, al percorso di studi con le classifiche di tutte le università, sia italiane che straniere. Ecco, per esempio, un'azienda che lavora molto con l'estero, il consiglio assoluto è di frequentare un'università all'estero, di imparare anche contemporaneamente molto molto bene l'inglese in maniera fluente, sia parlata che scritta, e di vivere anche esperienze con culture diverse dalla nostra. Quindi, ecco, i master, per esempio, assolutamente, insomma, Stati Uniti o Singapore, insomma, ce ne sono moltissime da scegliere, assolutamente sono consigliate. Nel libro si affrontano tutte le tematiche, ci sono anche molte case history, e ogni storia è una storia a sé. Quindi va affrontata, analizzata specificatamente, vedendo le persone che si hanno di fronte, e anche qual è il desiderata per il futuro dell'azienda. Quindi a 3-5 anni, dove vogliamo che questa azienda sia? Quanto potrà influire il figlio sul successo dell'azienda futura, sullo sviluppo? Tutte queste cose vanno messe all'interno di un business plan, e quindi anche il padre si tranquillizza, perché vede che tutto è studiato e ragionato in chiave futura. E questo aiuta molto tutto il processo. Il libro l'ho scritto insieme a Leading Network, che è l'associazione italiana di temporary manager, di cui sono anche vicepresidente, e una ventina di manager hanno partecipato. La moltiplicazione del sapere ovviamente ha aiutato a scrivere un libro più
più approfondito e più preciso sull'argomento. C'è anche un capitolo sul passaggio nazionale nella storia, da Re Salomone ai Kennedy, diciamo a quei tempi, di Re Salomone si uccidevano i fratelli per governare, come ha fatto lui, per esempio, e devo dire che in alcuni casi abbiamo trovato, in alcuni CDA, ci sono state situazioni anche abbastanza pesanti, insomma ancora oggi non è, è un tema veramente scottante quello del passaggio nazionale, da cui dipende anche il futuro dell'economia italiana, tra l'altro. Quindi come il boom economico è stato negli anni 60-70, è chiaro che oggi moltissime aziende vanno incontro a questo passaggio nazionale, quindi insomma, direi che il governo dovrebbe anche aiutare, farsi aiutare da esperti per non dilapidare il patrimonio costruito negli anni. Mi viene da dire anche questo. Curioso, all'interno della ricerca, insomma, che appunto propone temporary manager attraverso insomma anche i dati raccolti da Istat e non soltanto, come in Italia sia la Calabria la regione all'interno della quale c'è la percentuale più alta di imprese attive con 3 o più addetti controllate da persone fisiche o famiglie. In realtà sono dati molto molto abbastanza vicini di regione in regione, si va da un minimo, vedo, del 71,4%, anzi 71,1% nelle Marche, a un 79,6% in Calabria, quindi insomma è tutto raccolto all'interno di un 10% scarso, ma è interessante come la percentuale di imprese con oltre 3 addetti controllata da una persona fisica o da una famiglia, che tra il 2013 e il 2023, quindi come detto insomma si guarda anche in ottica futura, ha affrontato o affronterà almeno un passaggio generazionale, è il Trentino ad avere la percentuale più alta, 26% a fronte di un 76,2% di imprese controllate da persona fisica e famiglia, seguita dalla Basilicata 22,9%, poi Lombardia 22,3% e via via fino all'ultima, che è la Puglia, con il 16,8%. Questo insomma è un altro aspetto insomma interessante. Mi sembra di averlo sentito. Gianandrea voleva aggiungere qualcosa su questo tema? Sì, diciamo che dipende molto dall'economia principale di quella regione. È chiaro che in Lombardia ci sono moltissime aziende, moltissime multinazionali anche, quindi diciamo che in alcune regioni, tipo il Trentino Adige e la Calabria, ci sono sicuramente molte più aziende familiari sul totale, che includono quindi di più, e molto spesso, non so, pensiamo all'Alto Adige, per esempio, dove c'è un'economia che è fatta molto anche di agricoltura o di hotel, c'è un hotel ogni 10 metri, normalmente i figli iniziano a lavorare fin da piccoli lì, quindi si crea la passione che porta avanti, fa portare avanti più facilmente l'impresa, ecco. Quindi dipende anche dall'economia specifica di ogni regione. I dati però sono abbastanza allineati sul territorio italiano, perché l'economia italiana rispetto al nord Europa ha un'incidenza molto più alta di microaziende, piccole e microaziende, e soprattutto di aziende familiari. Quindi per noi è un passaggio ancora più delicato che per la maggior parte dei paesi nord europei. E allora io ringrazio Gianandrea Oberegelsbacher, sicuramente è un argomento che abbiamo in qualche modo accarezzato e su cui si potrebbe approfondire ulteriori temi, ulteriori aspetti, insomma, dato che è una questione molto più complessa e molto più attuale e vicina insomma di quanto possiamo aspettare. Però intanto abbiamo messo un po' le basi e spiegato i passaggi fondamentali. Dunque grazie a lei per essere stato qui con noi e buon lavoro ovviamente, alla prossima. Grazie a voi telespettatori.